Bella Bella ragazzi. ragazzi, adesso ci beviamo un bel caffè, ringraziando tutti coloro che ci hanno offerto questo caffè ed altri caffè con le donazioni su Ko-fi. Grazie di cuore. Caffè fatto con una batteria da 12 volt, 40 ampere ora. Mi sembra ben, allora 42, sì, 42 ampere ora. Mettiamo lo zucchero e ci assaggiamo questo caffè scaldato con una batteria al piombo. Il piombo è velenoso, ma il caffè che ne risulta è ottimo. Ok. E ora vi diciamo che costruiremo, anzi abbiamo già costruito e ci siamo fatti il caffè con quello, un fornelletto elettrico in gas beton con dei riscaldatori fatti con filo d'acciaio inox sottile che si trova dal ferramenta o nei link in descrizione, una batteria, due fili, nient'altro, la caffettiera, il caffè chiaramente. E quindi procediamo a spiegarvi come abbiamo fatto. Allora, innanzitutto passiamo al procedimento. Innanzitutto cosa utilizzeremo? La caffettiera, naturalmente, un blocchetto di gas beton, un avvitatore, una mecchia, in questo caso da 28 mm di diametro, un seghetto, una matita. In questa prima fase queste cose. Quindi, ho già segnato a occhio, comunque verifichiamo questa cosa qua, più o meno, ok? Quindi vediamo che la punta sta dentro al profilo della caffettiera, di qua e di qua, arriva qua in mezzo, come arriva qua in mezzo, facciamo due buchi per creare una camera dove alloggiare il riscaldatore. Non serve tanto fonda, così va bene. Questo è un po' meno fondo. Ok. Adesso uniamo queste due forature in un unico ambiente. Il gas beton è fantastico da lavorare, ci si possono fare tante cose come avete già visto, ce l'abbiamo sempre in mano ultimamente. Questo gas beton, almeno qua da noi lo chiamiamo gas beton. Allora, abbiamo preparato questo ambiente qua e ora facciamo dei solchi qua per passare i fili dei riscaldatori. Ok, ora passiamo alla seconda fase. Forse saranno ad allargare un pochino queste fessure, ma poi vediamo. Quindi passiamo alla seconda fase. Allora, come avevamo pensato, facciamo le resistenze adesso. Questo è un filo di acciaio inox, un buon acciaio inox, si trova dal ferramenta, ma adesso vediamo se lo troviamo, su Amazon lo mettiamo nei link. E questo gas beton,
E comunque lo mettiamo comunque nei link anche lui, perché si può anche comprare online. Guardate quindi nella descrizione del video. E può servire anche tante altre cose, anche lavori di muratura. Allora, e poi guardate i video nelle playlist. Ci sono i vari video divisi per categoria, vari generi, dalla meccanica all'elettronica, eccetera, eccetera. Allora, facciamo questo lavoro. Dobbiamo raddoppiare il filo ed arrotolarlo a treccina, così, a un'estremità. Poi, da una precedente prova, abbiamo fatto due o tre prove dandogli corrente, abbiamo visto che con la batteria va bene una lunghezza di 45 centimetri circa. Quindi misuriamo i nostri 45 centimetri da dove è finito l'arrotolamento. Anzi, una cosa importante, è meglio completarlo bene qua, che sia bello serrato anche qua in fondo. Ok, ci lasciamo un occhiellino qua. Facciamo la nostra misura. Qua. Qua è 45, quindi raddoppiamo il filo fino ad arrivare qua, dall'altra estremità. E facciamo lo stesso lavoro. Ok, adesso passiamo ad arrotolarlo a spirale. Si fa così, una bacchettina. Allora, il filo da 0,6 mm di diametro. La bacchettina, ma anche 0,5 va bene, da 3 mm di diametro. Il filo, la zona libera non raddoppiata, è da 44 centimetri, 440 mm. 450, scusate, 45 centimetri, 450 mm, e avvolgiamo il nostro bel filo qua sopra. A spire serrate. Eccolo qua, abbiamo quasi finito. Ok. Pieghiamo in qua questi. Vediamo un attimo. Ecco qua la nostra resistenza. Adesso ne facciamo un'altra. E poi ci vediamo quando l'abbiamo fatta. Qua poi con una lama qualcosa piantiamo giù le resistenze che resteranno fisse qua. A dopo. Ecco, abbiamo disposto così i due riscaldatori. E ora, ma non ci mettiamo manco le rondelle, li colleghiamo in parallelo in questo modo qua, con una vite e un dado. La mia pigrizia mi impone di non usare rondelle. E ci vediamo tra un attimo, così sarà tutto pronto. Abbiamo collegato, abbiamo anche un po' attorcigliato tra di loro queste funicelle di inox. E ora mettiamo due chiodini. Che servono a non far venire su questi, perché sennò le resistenze potrebbero toccare il fondo della caffettiera e fare qualche cortocircuito. Per sicurezza mettiamoceli. Vedete che li pianto storti e poi mentre batto li raddrizzo per andare in tiro tutto il sistema. Ok. Ora andiamo avanti. Allora, qua abbiamo messo un amperometro, mi sa che è sulla scala dei 10 ampere, lo porteremo sulla scala dei 20, perché qua le correnti in gioco saranno notevoli. Quindi si fa così, si mettono in parallelo le due bobine.
dell'amperometro. Ok, lo mettiamo in piano così vedo io e vedete voi. Sullo zero, sto qua si mette, puoi metterlo in due posizioni. Colleghiamo. Allora, 12 ampere. Sono fin troppo rosse. Belle rosse. Siamo sui... sugli 11 ampere. Se mettiamo questo, resta stabile. Dovrebbe durare abbastanza, un acciaio inox buono. A questo punto prepariamo la caffettiera. Adesso ci prepariamo un bel caffè. Siamo venuti in un'altra postazione perché un caffè conviene farselo non su un tavolo di un'officina, ma su un tavolo un po' più comodo. Accendiamo il nostro fornelletto. Abbiamo visto che assorbe circa 11 ampere. Vediamo un po' se si scaldano, eccole che diventano roventi. Assorbe circa 11 ampere, quindi 11 per 12 volte da circa abbiamo 132 watt di potenza che sono sufficienti, vedrete, cioè sono sicuro, sono sufficienti a far venire sul caffè. E ora aspettiamo, ci vediamo quando starà per venire su. Comincia a uscire il nostro caffè. Con 132 watt e anche a risparmio energetico con la nostra batteria. Uno può farsi il caffè in macchina, sul camion, su un trattore. Non è velocissimo, ma meglio, però fa il suo lavoro. Ecco, comincia a fare un po' di schiumine. Guardate che spettacolo il caffè a 12 volt. Potete, se avete voglia, siete forti, volete allenarvi, mettete nello zaino una batteria come questa. Quando siete su un monte, vi fate il caffè. Se c'è vento, fasciate con un po' di lana di vetro tutto. Dai, dai, che quasi è quasi pronto, è quasi venuto su tutto. Facciamo vedere come viene sul caffè. È molto tranquillo, possiamo vedere che fa la sua schiuma, il profumo è buono. Ecco, quasi finito. Ora alzeremo la caffettiera, vediamo sotto le resistenze come stanno e poi ci beremo questo caffè. Ok, non ci abbiamo messo molta acqua, per fatto che siamo in due adesso. Quindi l'abbiamo fatto più concentrato. Bella ragazzi. Bella ragazzi.